Ci troviamo in compagnia di Antonio Molinara, direttore tecnico della Elysium Sport, per tracciare con bilancio di questa bellissima giornata dove si sono svolte delle competizioni di nuoto libero in memoria di un ragazzo straordinario, ecco, Giuseppe Iuliano. Siamo giunti al 7° anno consecutivo che si svolge questa bella manifestazione, ecco, quest'anno nella struttura Elysium. Hai detto già tutto benissimo, 7° Memorial Giuseppe Iuliano, un ragazzo che ho detto in precedenza è stato un mio allievo, è stato un mio collaboratore ed è un mio amico, un nostro amico, un ragazzo che c'è sempre in mezzo a noi, è un ragazzo che è cresciuto con i valori dello sport, l'educazione, il rispetto e questa giornata è stata vissuta proprio nei valori di Giuseppe dello sport, una giornata fantastica, stupenda, serena e indescrivibile. Io ringrazio i dirigenti, i tecnici, ma ringrazio i genitori, i ragazzi che sono stati presenti. D'altronde i numeri la dicono tutta, è una manifestazione ad invito, non abbiamo voluto ingigantire più di tanto, eppure erano presenti 600 atleti gara, sugli spalti hanno praticamente circolato nei tre turni oltre 600-700 persone, cioè voglio dire, però con una serenità, una gioia di essere qui, di essere partecipi a una manifestazione che, ripeto, è in memoria di Giuseppe, ma era un omaggio a Giuseppe e ai valori con cui lui è cresciuto. Ecco, il prossimo appuntamento vedrà l'Elysium Sport a Roma, giusto Antonio? Sì, noi abbiamo un prossimo appuntamento che è un campionato interregionale a Battipaglia, però hai detto bene, il prossimo appuntamento importante è esattamente a Roma con il meeting delle Giovani Speranze, il 15 maggio. Poi abbiamo l'appuntamento, diciamo, importante con i campionati italiani a Pescara e infine concluderemo il 26 giugno qui ad Agropoli col trofeo nazionale Centro-Sud. Però io adesso vi do una notizia in anteprima. La nostra atleta Zito Federica è stata convocata con la nazionale assoluta italiana per i mondiali che si svolgeranno a Valos in Grecia. È, diciamo, in assoluto nella storia del nuoto pinnato la seconda donna del sud che va in nazionale assoluta e che va ai mondiali ed è la prima della provincia di Salerno che va praticamente a questa manifestazione. Stiamo parlando, ripeto, nazionale italiana, mondiali in Grecia. Antonio, invece per quanto riguarda la chiusura proprio dei corsi, ecco, della piscina Elysium, quando ci saranno e poi se ci saranno anche delle altre attività dopo la chiusura dei corsi? Consentimi di dire che sei impeccabile, hai già detto tutto, guarda, perché effettivamente hai detto una cosa importante e voglio ribadirla. La mia fortuna, la nostra fortuna è avere uno staff altamente professionale, gente competente che conosce la materia e che fa questa attività con amore e con passione. Quindi, diciamo, il risultato di Zito è il risultato di Antonio, di Biagio l'allenatore, ma è il risultato dello staff, è il risultato della società che ha messo in condizioni l'atleta di poter raggiungere un risultato così importante. Non dimentichiamo che sta girando l'Italia Zito per aver, cioè la nazionale si conquista con i tempi, con i risultati. Lei ha girato l'Italia per cercare di ottenere il tempo indispensabile per andare ai mondiali e la società l'ha messo in condizione, la famiglia Punzo l'ha messa in condizione di poter provare nel miglior modo possibile di raggiungere questo obiettivo che davvero è incredibile. Quindi grazie di averlo sottolineato e lo staff, davvero lo staff, la fortuna di tutti quanti noi. E poi per quanto riguarda le attività, noi continueremo i corsi fino alla fine di giugno per quanto riguarda la Scuola Nuoto Federale, però l'Elysium non chiude, l'Elysium sarà aperta anche nel mese di luglio con corsi, con nuoto libero, con aqua wellness. Probabilmente ci sarà a giugno l'inaugurazione del centro wellness terrestre, quindi della palestra di questa magnifica struttura e la novità, se si può dire così, sarà l'istituzione del campus. Qui ci saranno dei campus per bambini a partire dai 4-5 anni più o meno, età, diciamo, scuola elementare, fino ai 13-14 anni. Campus che prevedono il soggiorno di questi ragazzi dalle
più o meno 9, 9 e mezza fino alle 5, 5 e mezza di pomeriggio, mezza giornata, giornata intera con pranzo. In tutto questo è previsto attività sportiva, attività ricreativa, attività didattica e relax. Ecco, questo cercheremo di dare ai nostri clienti, ai nostri amici che verranno anche nel mese di luglio.